Benvenuti, ben ritrovati, ben rollercasterati. Nuova settimana, nuovo episodio di Rollercaster, il talk show Benvenuti, ben sull'eSport di Simone ritrovati, Akira ben Trimarchi e Luigi rollercasterati. Ragoni. Ciao a Sento tutti e un ben doppio audio. scaldati, direi. E se si sente un doppio audio, fatemelo sapere perché chiaramente cerco di fissare, non so come si sia creata questa cosa, ma ah, certo che lo so. Ok, scusatemi, Ah, ho risolto. ragazzi, c'era. C'era il doppio audio, ma adesso non c'è più. Benvenuti, bentornati. Nuova settimana, nuove emozioni su queste montagne russe dell'eSport italiano che chiaramente insomma ci porteranno verso lidi oggi inesplorati. Parleremo di rispetto, infatti, ma lo faremo ovviamente dopo le solite nostre intro, le solite nostre introduzioni, dopo aver visto appunto quali sono le news della giornata. Giornata molto ricca, molto calda, ragazzi, che però ci porterà davvero, come dice Simone, quest'oggi sulla montagna russa pazzesca, perché parleremo di tanti, tantissimi argomenti. Il primo, guardate, ve lo introduco io perché poi lo approfondisce lui, ma profondamente, davvero lui, sarà il caso Etorito, perché a Londra, durante un torneo molto, molto, molto importante di PES, è successo qualcosa che non mi dilungo a dirvi adesso, perché dopo il maestro ce lo racconta. Poi parliamo di un articolo che ho letto su Every Eye, scritto tra l'altro da Francesco De Eugemo, che era l'ospite della scorsa settimana, che è anche in chat, quindi salutiamo. Dalla sordità al Pro Am di Fortnite, è la storia di Soleil Wheeler, una ragazza appunto sorda, una gamer, una streamer, che è riuscita tramite i suoi sforzi e tramite insomma anche un po' l'aiuto di quelli che sono gli streamer più famosi di Fortnite ad arrivare al Pro Am. E raccontiamo durante questa news sicuramente l'importanza degli eSport per quanto riguarda le categorie, ecco, protette, come si chiamano in inglese mi viene la parola, non mi viene in italiano, vabbè, insomma, avete capito. Incredibile è anche il fatto che Dota 2 International 2019 sia arrivata a 25 milioni di dollari di montepremi, il più alto mai fatto da parte loro. La domanda che ci poniamo è se Valve voglia riuscire a superare gli incassi di Fortnite. La cosa interessante è perché si parla di due giochi diametralmente opposti. Uno è sulla cresta dell'onda, l'altro è da tanto tempo con noi, ma continua a sfornare montepremi incredibili. Poi parliamo del deal tra Marvel e Team Liquid, l'avete visto tutti, ne ha parlato anche Pedrini che è stato ospite con noi. Il Team Liquid ha delle nuove maglie, un nuovo tipo di, diciamo, sponsorizzazione, come vogliamo chiamarla, tutta basata su Marvel e quindi sui supereroi Marvel e vedere insomma i giocatori di uno dei più grandi team di League of Legends occidentali vestiti come Capitan America è carino, è interessante, ci fa non solo ridere, ma ecco anche ci rende orgogliosi, dai. È particolare sicuramente, come particolare è il concetto del franchising. L'abbiamo aperto e discusso un po' nella scorsa puntata, lo approfondiremo perché MJ Michael Jordan ha fatto una scelta interessante, quella di portare i Charlotte Hornets dentro l'NBA 2K League. Il franchising è enorme legato al gioco di 2K e insomma c'è qualcosa da dire perché la domanda che ci poniamo sempre è: meglio franchising, è meglio meritocrazia? C'è meritocrazia in franchising? E la giornata è lunga, ne sapremo di più avanti. Allora, passiamo quindi subito e direttamente ai risultati eSport della settimana passata. Tra l'altro, dobbiamo dire la verità, Luigi, non ci sono tanti risultati. È sempre Ne sono molto pochi. complicato cercare risultati eSport quando poi non vengono giocati i tornei dei più grandi giochi, perché in generale non esiste un sito poi che raccolga tutti gli eventi che si tengono giorno per giorno e ogni appassionato, sai, ha il suo evento di riferimento. Sicuramente per Pro Evolution Soccer, per la community, quindi del gioco Konami, è stato il weekend più importante dell'anno. Si sono tenute Assolutamente. infatti a Londra, nell'Arsenal, nello stadio dell'Arsenal, si chiama Emirates Stadium, le finali mondiali di questa disciplina, che sono state divise in due giornate, venerdì e sabato. Venerdì si è tenuto il 3 contro 3, è stato vinto dal Brasile. L'Italia nel girone è uscita subito, anche tra l'altro a causa di un biscotto, poi tanto ne parliamo.
e nella competizione uno contro uno il più forte giocatore di tutti i tempi di PES e Torito 97 arriva secondo, italiano peraltro, italiano, ragazzi. Italiano ovviamente, italiano. Beh, speravo che i nostri insomma ascoltatori lo conoscessero bene. Venom, altro giocatore italiano, in verità era lì per la Germania, invece non riesce ad uscire dal girone. Questi risultati, ma c'è tanto altro da dire, lo diremo poi nella prima news. Assolutamente. La seconda invece è lo scandalo non staccato, senza spazi, senza l'uso della barra, ma tutto attaccato. Il giocatore del team Makers è campione di E-Hero, che è veramente difficile anche da dirsi, Under 21 di PES. Questo torneo ha tutto dell'incredibile, da E-Hero allo scandalo che è il vincitore. Effettivamente. Si è conclusa l'Home Story Cup, una dei tornei più importanti per quanto riguarda, a parte più storici, ma comunque è importante anche per quanto riguarda StarCraft 2, un torneo che, se non lo sapete, si svolge, praticamente si svolgeva, si svolge in un salotto, in una casa, è una Home Story Cup, e ha vinto di nuovo Serral, cioè, anche un sacco di coreani, c'era anche il nostro Raynor che non è riuscito ad uscire al girone, è arrivato terzo, quindi per un soffio. Comunque è stata una bella competizione, ha avuto anche un casting italiano, quindi se volete recuperarvela, ve la potete recuperare. Okay. Assolutamente sì. Saltiamo a quello che invece è il momento più bello della nostra rubrica. Simone, facciamo le piruette sul ciao come stai, perché è stato un fine settimana ricchissimo sia per me che per Simone. Vi lascerei raccontare la sua esperienza, ma siccome l'approfondiremo veramente tanto nelle news successive, nella prima news di giornata, e vedrete che c'è da dirne tanto, vi racconto la mia invece, che invece va ad introdurre quello che sarà il grande ospite di oggi, perché oggi avremo qua con noi Marco Turna Castiglioni, un pro player italiano che ha vinto ben 35.000 dollari, gioca ad Hearthstone prevalentemente, è un giocatore così importante da essere stato ospitato insieme a me, peraltro, lo scorso weekend in House of Esport. La puntata che, se non l'avete vista in diretta, sabato sera alle 23.15 su D-Max, la potete recuperare su D-Play. Andate a farlo perché ritengo che sia stato un momento importante, quella puntata, come tutto il percorso di questa stagione di House of Esport, che vi ricordo si concluderà fra 2 settimane con l'ultima puntata. Perché, Simo, sai cos'è che è successo di interessante? È successo che si è annusato l'esport in TV. Ma te lo dico, sai perché? Perché mi è capitato altre volte, come sai bene, facendo questo lavoro, di essere in TV, di essere in radio, di fare altre cose, però è stato particolare arrivare a Cologno, a Cologno Monzese, a trovarsi tutti nello studio insieme. C'eravamo io, c'era Turna, c'erano tutti i ragazzi, i team manager degli Exceed. C'era Sara Curolidi, che presenta l'evento stesso insieme a Daniele Bossari, e c'era Antonio Iorice, che è stato il nostro primo ospite della puntata zero, ve lo ricordo, autore del programma. C'era poi Max, il grandissimo regista di House of Esport, e tutti insieme ci siamo seduti, oltre a tutto il resto dello staff, chiaramente. Il momento più importante di quella puntata è stata la scaletta. Voi direte, certo, è sempre importante la scaletta, anche quando facciamo roller coaster, tra me e Simone è fondamentale la scaletta. Ma il bello di quella scaletta è stato che si è parlato di esport in un modo in cui non si parla mai. Non so come dire, ormai sono un po' di anni che parliamo di esport, e ne parliamo sempre nello stesso modo, nel senso che conosciamo talmente tanto i termini, conosciamo talmente tanto bene quello che è l'esport per chi ne è dentro, e siamo talmente in pochi a saperlo, e infatti dobbiamo aumentare, anche grazie, speriamo, al Rollercaster e a voi che lo divulgherete in giro, che era un po' facile parlare di esport ad alti livelli. Lì si è parlato dell'esport ai livelli più bassi possibili, cioè nel modo in cui bisognerebbe oggi, secondo me, parlare generalmente di esport. Simo, si stava cazzeggiando sull'esport, cioè si chiacchierava di esport ad altissimi livelli, cioè le competizioni più alte, turna, i soldi e tutto, però nel modo più semplice, perché chi era davanti a noi, gente dello spettacolo, non lo sapeva come funzionava davvero. Gli andavano fatti gli esempi più sciocchi. Anche io ho pensato una cosa importante: House of Esport è un prodotto bellissimo. L'esperienza con Marco ve la racconteremo dopo e vi diremo com'è. Lo studio è meraviglioso, è un green screen enorme di metri e metri, incredibili, giusto per ospitare poi l'interno dei giochi veri e propri. Andate a vedervi le puntate, perché vedrete che siamo dentro ad una locanda di Hearthstone, come la puntata precedente erano dentro al mondo di Overwatch e via dicendo, dentro al Nexus di StarCraft e chissà. Però il discorso è che
L'idea è quella di riportare l'eSport, lì volevano raccontare un po' i grandi eventi. Secondo me bisognerebbe anche provare in un altro modo a fare dei tutorial in TV. Tutte le persone che hanno visto questo programma mi hanno detto: Simo, Luigi, sai cosa dovresti fare? Spiegarmi meglio come funziona, perché il resto è bello. Mi ha incuriosito, mi è piaciuto. La parte finale, a un certo punto c'era anche, nella parte centrale c'era Lucchetta che ci spiegava la psicologia dell'eSport. Nella parte finale, ragazzi miei, c'era addirittura Leon Kiro, uno dei più grandi cosplayer mondiali, che raccontava la sua esperienza. Quindi la gente è rimasta incuriosita che l'eSport si possa legare a così tante discipline, però gli è mancato di sapere come funzionano i giochi. Ecco, quello che mi porto a casa è un'esperienza molto piacevole. Simone, un fine settimana caldissimo, con persone molto per bene, un'altra esperienza in TV dove sono riuscito ancora un po' di più a capire, e sai che è la cosa che più mi interessa, come lo show business dell'eSport si debba legare al mondo della TV. Questo è stato il mio fine settimana e, boh, insomma, se vedete la puntata scrivetemi anche sui social, fatemi sapere che ne pensate, che sono curioso, insomma, c'è sempre da migliorare, sempre da imparare. Che ti è successo a te? Io sono andato in quel di Londra a vedere appunto queste finali mondiali di PES, ma prima di parlare di eSport parliamo invece, infatti in questa rubrica che teniamo sempre inizialmente inizio programma, invece si parla di vita vissuta, di altre, diciamo, non proprio appunto di quello che è successo a livello eSport. Quindi io voglio raccontare come ho trovato Londra. Io sicuramente una città che conoscete tutti molto bene, perché insomma è una meta turistica di tantissimi italiani, non solo meta turistica, anche meta lavorativa. C'ero stato l'ultima volta 3 anni fa per Wired, ho scritto un articolo riguardante l'ultimo episodio del gioco del wrestling di 2K, e sono andato a vedere anche uno spettacolo di wrestling alla O2 Arena? Sì, all'O2 Arena, in questo distretto totalmente bello, industriale, nuovo, che appunto è stato creato quasi dal nulla, nasce appunto in un pezzo di Londra che è un po' nuovo. Londra è una città che sta crescendo tantissimo. Quello che mi aveva colpito, che poi io nei miei discorsi, insomma, con la gente che parla con me ne parlo sempre, perché noi italiani siamo tanto capacissimi a lamentarci, siamo i campioni del mondo della lamentela, lo dico sempre, e quello che facciamo solitamente è dire che da noi fa tutto schifo e idealizzare quello che c'è all'estero. Quando 2 anni fa ero stato a Londra, per esempio, sono di Roma, la città in cui i social dicono la monnezza per le strade, questo e quell'altro, non dico che non sia vero, ci mancherebbe, che però secondo me riceve una percezione molto molto diversa di poi com'è la città veramente, com'è viverla, che per carità ha grandissimi problemi di trasporti, Roma questo non lo metto in dubbio, e come tutta Italia problemi nel trovare lavoro, ma poi per il resto è una città molto vivibile, secondo me, dove la gente è molto, insomma, secondo me cordiale. Io non mi sono mai trovato, pensa, a me mi hanno rapinato una volta in vita mia, ero a Dublino, a Roma non mi è mai successo niente. Allora, detto questo, 2 anni fa, buon per te, io ho girato il mondo e non mi hanno mai rapinato, ragazzi, speriamo succeda mai. Detto questo, per quanto riguarda appunto Londra, 2 anni fa ero andato in questo distretto nuovo dove c'è l'O2 Arena, e mi era capitato, mentre andavo su un ponte sul Tamigi che collegava il mio albergo a questa O2 Arena, di trovare proprio cumuli di spazzatura giganteschi negli angoli lì a Londra, e io chiaramente subito a scattare foto, siringhe per terra di qua e di là. Non solo, entrando, non ti ho fatto mancare niente, te subito, ovviamente. Non mi sono fatto, esatto, ho portato Roma a Londra, capito? E dopo ho fatto questo ponte, poi c'era un supermercato Tesco. Entro in questo supermercato perché era sera, dovevo ancora mangiare, e all'albergo, sai com'è a Londra, no? Alle 11 cucine chiuse, non si può più mangiare. Vuoi una cosa da mangiare alle 11? Non mangi, patatine ma no, cotte al momento, patatine proprio quelle nella busta, quelle con tutti i gusti dell'arcobaleno, ma che non sanno di patatina, sanno di onion, sanno di ham and cheese e così via. Detto questo, allora mi dovevo avvicinare assolutamente a un luogo per procacciarmi del cibo, ho scelto questo Tesco, entro e vedo una scena che io onestamente a Roma in Italia non ho mai visto, no? E, tutto per terra nei corridoi era tutto
caduto, liquidi, succhi, Coca-Cola, cose del genere, quindi c'era tutta una grande distruzione delle masse praticamente. Are you welcome to London? Esatto, due dei, di quelli, dei ragazzi che lavoravano lì, uno si stava fuori a fumare la sigaretta e l'altro stava dentro a giocare al cellulare. Io entro, guardo sta scena apocalittica, dico ma che cazzo di questi, manco pulisco niente. Faccio lo slalom, prendo i miei tramezzini al, ovviamente bacon e qualcosa, non mi ricordo cosa ci fosse dentro, cerco di pagare, vado via scioccato, dico vabbè. E chiaramente il mio ragionamento qual è, Gigi? È un ragionamento molto semplice. Non si possono, quando la gente mi paragona Roma a Milano un po' mi incazzo, perché dico ma tu stai paragonando una metropoli, una gigalopoli gigantesca, tra l'altro se non sbaglio come estensione metropolitana è la seconda o la terza città più grande d'Europa, Roma, con una città che, voglio dire, è molto più piccola e anche più gestibile, se vuoi, no? Poi, per carità, non sto qui a dire che Roma è organizzata bene, ci mancherebbe. Milano cresce. No, non lo è, non esatto, lo Milano è. Va avanti, Milano va avanti e Roma rimane uguale da 20 anni, sempre gli stessi problemi. Quindi, però, capito, l'ordine del problema secondo me è un altro. Quando confronti megalopoli con megalopoli, allora ti accorgi che un po' tutto il mondo è paese, perché anche la grandissima Londra, dove caspita, oh ma io voglio andare a vivere a Londra, c'erano questi problemi qua, e uno insomma ha fatto un po', io ho detto ma però. Questa esperienza invece di questo weekend va esattamente nella direzione opposta, cioè ho trovato una Londra stupenda, veramente stupenda. Ero in un quartiere un quartiere che 10 anni fa mi hanno detto c'entravi e venivi accoltellato con la vista, proprio nel senso che tu neanche camminavi e già ti arrivava una coltellata. Invece adesso è stato riqualificato in un sobborgo di hipster, è pieno di hipster, e ci sono tutti i localini carini, eccetera. Era un albergo meraviglioso, fantastico, incredibile, guarda, non ho parole, infatti grazie Konami per la scelta di questo albergo. E ho fatto dei giri intorno anche a piedi, sono andato in un rooftop meraviglioso, portato tra l'altro da Michele Attisani di Faceit, quindi cioè sempre Esl con Faceit, ma vado in questo posto ragazzi che cioè le occhi di fuori, ricchissimo. Non ho, penso per strada la macchina peggiore che ho visto, non lo so, era forse la Mercedes, perché una ricchezza, una pulizia, ecco. Quindi sono rimasto comunque molto piacevolmente colpito. Poi insieme a Venom, che era uno dei giocatori che tra l'altro saluto anche qui in chat, e due suoi amici e altri, un mio amico Gabriele Palozzi che lavorava con SL nel 2005, uno dei primi caster in Italia, abbiamo fatto un giro in questa via che mi hanno detto essere una delle vie più pericolose di Londra. Ovviamente secondo me era tranquillissima la situazione, ci siamo presi delle birre eccetera, e ti dico sono stati 2 giorni di sole, piacevolissimo sole. E io, e tu mi conosci Luigi, tu mi conosci molto bene, che ti dico sempre che proprio Roma non la lascerei manco con la pistola alla te, perché io sto benissimo. Hai tentennato? No, ho veramente detto cazzo, ma con sto sole, sta città, sta ricchezza, sto lavoro, bla bla bla, sarebbe da venire qui. Perché la settimana dopo però poi piove e pioggerella tutte le considera, ore. Mi hanno detto che sono stati i primi 2 giorni di sole da mesi, da me. Però facevano 34 gradi, Luigi. Cioè si stava infatti, da Dio, veramente. Il problema è l'umidità micidiale che esiste nell'aria nel resto delle giornate. Però detto questo, è stato un weekend ricco e meraviglioso, sì, al mio. Mi sono divertito veramente bene. C'è un problema, ragazzi miei. Il divertimento mal si è sposato col finale. Allora, ci faceva Simo laggiù, ragazzi? Sono stato ospite di Konami come giornalista di Gazzetta dello Sport alle finali della PES League. Ok, allora tutti qui, tra l'altro, insomma, vedo che in chat c'è Deugemo. Io scriverò un articolo per Gazzetta molto presto, quindi non vi preoccupate. Scusa, intanto twitto e venite a sentirci e me l'ho scordato il tweet, insomma. Allora, dicevo, voglio cercare di dare meno opinioni possibili e solo raccontare i fatti, ok? Perché effettivamente quella che si è vista, quella che è stata scritta in quel di Londra la giornata di sabato, è una delle pagine più, insomma, come si dice,
una delle pagine più tristi, deprecabili dell'esport mondiale a questo punto. Purtroppo il protagonista è un italiano. So che appunto molte persone vogliono sapere da me com'è andata, la racconto esattamente per filo e per segno, così chi deve può scrivere articoli, chi vuole può prendere le sue conclusioni. Io cercherò di astenermi dal fare commenti, anzi voglio sentire assolutamente i tuoi. E chiaramente, ripeto, ragazzi, perché io entrerò a gamba tesa e userò anche i vostri commenti. Cioè, non ci si può nascondere dietro un dito, comunque, ecco, nei commenti, in quello che sarà il racconto dei fatti. Ovviamente Ettore Rito sa bene di aver sbagliato, nonostante sia il più forte giocatore della storia di Pro Evolution Soccer mai esistito, purtroppo ha una certa responsabilità sul groppone e non ha saputo gestire la stessa. Ma andiamo con ordine, ok? Partiamo, guarda, da venerdì, ok? Dove tutti sono contenti, tutti sono felici, ci sono delle rivalità interne e c'è il torneo di 3 contro 3. L'Italia si presenta con il team Broken Silence, con un team che non è proprio solo italiano, ma è un torneo, è un team fatto da due italiani che sono il Distruttore e Torito e uno spagnolo, Aguasil, che tra l'altro è il giocatore ufficiale del Barcellona Calcio, FC Barcellona, per quanto riguarda Pro Evolution Soccer. Giocano la prima partita contro il Giappone, ok? Sono il team favorito perché hanno vinto l'anno scorso. Perdono 0-1, colpa loro. Perdi contro il Giappone, male male, un gol, poi questi fanno catenaccio, male male Luigi. Però ci sta, ok? La seconda partita la giocano proprio contro i brasiliani. Che inciso, erano... io e te ci siamo sentiti poco dopo quella partita e tu eri speranzoso della grande rimonta. Esatto. Tra l'altro, curiosità nella curiosità che diamo a Roller Caster, effettivamente ero al telefono con Luigi. Giocano contro i brasiliani favoriti. Giocano una partita intensa, molto molto difficile, allo stesso livello, persa 3-2, però insomma, voglio dire, di certo non gli si può dire nulla, perché con una squadra del genere puoi perdere. Era col Giappone che non dovevi perdere. Molto bene. Nel frattempo, però, il Giappone contro l'Indonesia perde. Ok? E si viene a verificare la classica situazione da biscotto. Quella proprio che... cioè, manco lo devi dire la parola, perché l'ultima partita sarà giocata tra Indonesia e Italia e Giappone e Brasile. Quindi il Giappone ha 6 punti, il Giappone ha 3 punti, il Brasile ha 6. Se pareggiano passano, perché l'Italia può arrivare solo a 3, ok? L'Italia vince, anzi stravince, vince bene contro l'Indonesia, e i ragazzi del Giappone al 60esimo cominciano a fare un po', insomma, del Giappone e del Brasile, cominciano un po' a non giocare. Fino a quel momento avevano giocato, da quel momento in poi il 60esimo è lunga, Luigi, sono 40 minuti virtuali, quindi vabbè. 30, più recupero. Sì, giusto, scusami, hai ragione, 30 più recupero. Però, insomma, assistiamo a uno spettacolo un po' così. Questi non si attaccano, non si segnano, pareggiano e l'Italia viene eliminata, ok? Scusate, aspettate ragazzi, devo... abbiate pazienza, Guarda, puccio un attimo il biscotto. Esatto. No, ve lo mangiare. Allora, che cosa pensiamo di questa cosa? Ti dico la mia, poi mi dici la tua. È un comportamento antisportivo, non si fa, è molto brutto. Se però non esistono regole che regolamentano questo tipo di comportamento, è nel gioco. A livello generale e mondiale non esistono, purtroppo. Appunto, cioè, nel senso, se tu sei il Brasile e dici: ma io mi conviene giocare normale e incontrare poi l'Italia nei semifinali, o è meglio che faccio andare avanti sti giapponesi? Ci sono soldi in palio, eh? Ok? Quindi, detto io questo, temo, perdonami, che Francia e Romania under 21, che hanno escluso la nostra Italia, capito, che per sua colpa, avendo perso, esatto, con la Polonia 1-0, esatto, eravamo a cena insieme a Bolzano quella sera, esatto, la guardavo sul cellulare, se ti ricordi, hanno fatto il biscotto e ci hanno buttato fuori. Ma perché appunto, e loro hanno fatto esattamente la stessa cosa, perché gliel'hai permesso, l'hai detto bene tu, no? Fondamentalmente questa è una cosa importante, cioè, se non perdevi quella partita col Giappone, bastava già un pareggio là,
e il pareggio era nei, insomma, oltre al 90esimo, appunto, facevi pareggio, andava bene. Invece è andata così. Allora, a quel momento, chiaramente, gli italiani e i brasiliani cominciano a non vedersi di buon occhio e Torito comincia un po' a rosicare di quello che gli è successo. È il campione di team in carica con il suo team, gli viene fatto questo biscotto, sarebbe passato lui per differenza reti, non ci sta, e quindi cominciano, non si accendono gli animi, non succede niente, però c'è della rivalità un pochino più. Passiamo a giorno 2, ok? Giorno 2, all'interno del girone di Hector Rito ci sono, pensa, che caso, guarda un po', i due brasiliani che stavano nel team che l'hanno battuto, di cui uno è il brasiliano più forte e quello che tutti i brasiliani stanno difendendo. Tra l'altro, i brasiliani, parentesi, sono la popolazione, le persone che ci sono più persone in questo, insomma, in questo torneo, presenti all'evento. Okay, presenti all'evento, sì, scusa, in italiano non mi sono saputo esprimere, è il caldo. Ok, quindi lui ha nel girone loro due e un malese, ora non mi ricordo, che tra l'altro è questo apro e chiudo parentesi, ha 49 anni ed è lì a giocare un torneo mondiale a 49. E infatti glielo ho detto proprio, tu sei l'esempio per tutti noi, ce la possiamo fare tutti noi vecchietti. Okay. Esatto. Allora Hector Rito gioca col dente avvelenato, proprio che dice mamma mia li spacco. Oh, Luigi li spacca tutti, fa tipo 6-0 col malese. Non mi ricordo quanto vince con un brasiliano, vince pure con l'altro, punteggio pieno 9 punti. La cosa fantastica è che il malese vince con uno dei due brasiliani, quindi li eliminano tutti e due a casuccia, e i brasiliani rosicano. I brasiliani ce l'hanno proprio qui, ok? Che il loro fenomeno, il loro campione sia stato eliminato dall'italiano, ok? Esatto. Cominciano quindi a fare un tifo spudorato contro Ettore. Spudorato nel senso che nei quarti di finale, che Ettore gioca una partita molto facile, ora non mi ricordo contro chi, loro fanno il tifo contro di lui, ma stanno anche zitti perché hanno visto Ettore dopo tipo il secondo gol manco esultava più perché lo stava sfasciando. Quando gioca contro la Thailandia in semifinale contro questo fenomeno sedicenne, il giocatore più giovane del torneo, che ha proprio dimostrato di essere probabilmente il giocatore più forte, forse anche più forte di Ettore, Ettore fa 1-0 e all'87esimo, 86esimo, giù di lì, fa un po' di melina, ok? Gestisce, ma melina, te lo posso dire con la parola che è, però all'87esimo la melina fa parte cazzo, della gestione del calcio, ragazzi, cioè, esatto, si mette all'angolo, tiene palla, fa possesso palla, rischiava pure di prendere gol perché alla fine passa all'indietro anziché rimanere in attacco, perché la melina, tu mi insegni, si fa in attacco, perché se perdi palla poi puoi recuperare, invece lui l'ha fatta, ha passato all'indietro e stava rischiando di prendere gol, pensa quanto, cioè veramente sarebbe esploso lo stadio, e quindi vince e va alla finale, ok? Succedono quindi due cose. Uno, i brasiliani dal pubblico cominciano a fischiarlo e insultarlo per questa melina, ok? Ok. Trovo che non sia assolutamente giusto, perché quello è veramente nel gioco, quello non è come il biscotto, quello è proprio nel gioco. Però fa parte del calcio, dell'e-sport, cioè anche la pressione psicologica, quando vuoi dare un vantaggio a un tuo, fa parte anche del grande giocatore, del professionista, a resistere quei pochi minuti, cioè una cosa che se si presenta all'87esimo, come dici tu, fa parte anche dell'e-sportivo gestire, esatto, questa parte. Cioè se gli hanno fischiato per 5 minuti, ci sta, insomma, 5 minuti di gioco. Ci sta, tra l'altro lui quando si alza fa il gesto chiacchieroni con le mani, ok? Quindi loro si arrabbiano ancora di più. O l'altra cosa che succede è che mezza Thailandia va sul profilo di Hector Rito su Instagram ad insultarlo per questa melina, ok? Ma insultarlo pesantemente, devo essere sincero, ho letto commenti che non voglio neanche ripetere. Questa cosa ovviamente all'interno di la testa di un ragazzo di 22 anni che, voglio dire, tutti idolatrano perché da tutto il mondo sanno quanto è forte, quanto ci abbia messo a arrivare fin lì, eccetera, ovviamente fa scattare dei meccanismi di autodifesa, no?
cioè nel senso, sei d'accordo che se ti vedi il profilo Instagram pieno di insulti di thailandesi un po' tilti? Cioè io spero che questo sia una cosa che, ecco, tutti reputano contro, come normale, perché è una cosa veramente normale, secondo me. Dopodiché arriviamo alla finale. Quindi i brasiliani sono arrabbiati come pochi, proprio come pochi. Si mettono tutti vicino e non vedono l'ora di tifare il loro nuovo idolo, che guarda un po' è francese, non c'entra un cazzo con loro. Ricordo che Francia e Brasile non se la passano molto bene a livello calcistico come amici, ci sono state delle finali, ci sono stati degli episodi. Decidono però che il loro nuovo idolo è Ousmane Kabylé, uno dei più forti giocatori di PES al mondo, e decidono di tifare contro il Torito, ma questa volta si mettono proprio organizzati, cioè si mettono tutti vicino. La partita non è neanche iniziata, cominciano a dire alele ble, forza que Ousmane Kabylé, di qua e di là, eccetera. E io li sento, perché sono lì, magari singolarmente, non come coro, partono anche degli insulti verso il nostro ragazzo, ok? Che poi purtroppo è facile, perché la fomentazione della situazione, hai deciso anche di prendere un nemico, quindi insomma partono anche degli insulti, ok? Ovviamente Ettore è sotto pressione, è assolutamente comprensibile che quando sei sotto pressione tu sbagli, e quindi sbaglia, perché dopo il primo gol che fa lui, e che quindi è un'esplosione di gioia per lui, perché contro tutto e contro tutti, tra l'altro, apro e chiudo parentesi anche qua, quando ti tifano contro ci sono due persone, come si dice, due tipi di persone diverse, no? C'è chi dice mamma mia, povero me, mi hanno detto tutte le parolacce del mondo, adesso perderò, mamma mia, e piange, e c'è chi invece prende forza, chiaro, no? E Ettore mi è sembrato uno che secondo me stava prendendo forza con la situazione. Comunque è in mondovisione, c'è tutto, le telecamere che lo inquadrano, eccetera. Fa questo primo gol, si alza, fa un gesto molto maleducato che non è che posso mimare, lascia perdere, esatto, possiamo immaginare che è un errore gigante da parte sua. Oltre a quello, scende dal palco, gli va proprio a urlare in faccia a tutti i brasiliani, ok? E poi torna. Quindi non fa un gesto, fa una serie di azioni consecutive. Beh, poco piacevoli. Poco piacevole, sì, però finché sai, esulti, e ti dirò di più, pure l'urlo in faccia, dopo tutto quello che hai subito, ci stava pure, il gesto è inequivocabilmente un grandissimo errore. Un grandissimo errore. Non... E poi soprattutto, sei un esempio ai follower, sei in mondovisione, non lo devi fare, punto. Siamo, vi ho spiegato tutto il processo mentale che ha portato a quel gesto, andiamo avanti. In quel momento lì i brasiliani impazziscono, ok? Le urla si fanno molto più aggressive, addirittura arrivano quasi a mettere le mani addosso a Luca il distruttore, che sta lì vicino, se la prendono addirittura anche con la mamma di Ettorito, che stava lì nel pubblico, fanno delle cose francamente, secondo me, irripetibili, e si lasciano completamente andare. Viene chiamata la security, il match viene interrotto per un tempo indefinito, 5 minuti. Ripeto, io assisto inerme a uno degli spettacoli e-sport più brutti che io abbia visto mai. L'organizzazione non prende nessun provvedimento verso nessuno. Lascio un po' di silenzio e un ma dopo questa cosa qua. Ricomincia la partita, i due si sfidano, è una partita difficilissima tra due giocatori veramente fortissimi. Alla fine della fiera, ai supplementari, dopo un recupero straordinario, il francese vince, si esulterà, si metterà la maglia del Brasile, tutti i brasiliani lo porteranno, i brasiliani esplodono di gioia, e Torito ovviamente lascia la venue in, insomma, molto 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 dispiaciuto. E quello che succede dopo, diciamo che è un po' storia, onestamente io non ci voglio tanto mettere il naso, un articolo del Globo, un giornale brasiliano,
uno dei più importanti giornali brasiliani, sportivi, fa un articolo dove... O Globo è un giornale importantissimo, è letto davvero importantissimo, tanto. Online, un articolo completamente di parte, dove poi fa riferimento a un post che Torito ha rilasciato. Anche qua, non è che io mi posso nascondere dietro un dito, non è che posso dire che non ha sbagliato, perché non è che l'ha fatto subito, non è che appena si è sceso dal palco ha fatto il post, ok? Allora lì avrebbe un po' più di giustificazione. L'ha fatta alle 10 di sera, dopo che sono passate 2-3 ore, e in questo post rivolgeva degli epiteti non proprio, purtroppo ragazzi, io devo dire, un po' razzisti verso il popolo brasiliano in generale. Poi questo post lui l'ha rimosso, il Globo ci è andato a nozze, non ha detto niente della parte delle provocazioni, delle parti in cui il ragazzo deve sorbirsi gli insulti sul suo Instagram e ovunque, delle parti in cui non si sa perché della gente gli tifi contro, lui neanche lo sapeva, era gente che erano amici fino alla giornata prima e adesso sono i più grandi nemici, eccetera. Riporta tutto il Globo in suo favore, dicendo che l'italiano razzista, che di qua e di là, che ha fatto, che è un esempio bruttissimo, non mi ricordo come titola tra l'altro, eccetera eccetera, e tutto il resto è storia. Adesso stiamo aspettando se verranno presi o meno provvedimenti, non so verso chi, verso come, verso chi andrebbero presi, eccetera. Ti direi che ti ho raccontato tutto, ho messo in fila i fatti che sono importanti, perché senza sapere tutti i fatti Non si riesce, capito? Cioè, e Torito ha sbroccato durante la finale perché quelli li tifavano contro. Non va allora, bene, non è così, capito? Entriamo nelle domande logiche di chi ha visto e ascoltato questa storia da terzi occhi. Scrivetemi anche voi in chat se avete le domande. Io inizio a fare le prime domande fondamentali e le chiedo sia a Simone che a voi che siete lì. E le domande, come sempre, ragazzi, saranno il famoso avvocato del diavolo. Prendiamo la citazione dal grande film e creiamo le domande pungenti su questa situazione. Partiamo da un presupposto, e questo lo dico chiaro e tondo a nome mio e a nome di Simone: Rollercoaster si discosta da ogni tipo di atto violento o offensivo durante l'attività e-sport, banalmente perché non è quello che ci piace. È inutile stare a fare qua moralismi particolari, non ci interessa, tutti ci arrabbiamo per una competizione, tutti siamo vogliosi di vincere, tutti noi che abbiamo giocato a giochi competitivi e abbiamo tentato di competere anche ad alti livelli, amiamo quel senso incredibile di gioia che ti dà la vittoria, come odiamo quel senso pazzesco di frustrazione. Detto questo, noi, nello stesso momento in cui siamo giocatori, nello stesso momento in cui siamo vincitori, nello stesso momento in cui siamo perdenti, siamo anche, o diventeremo padri, saremo insegnanti, saremo monito per altri ragazzi, saremo osservati da altre persone e saremo uomini. Nel momento in cui siamo uomini dobbiamo cercare di accettare tutte le nostre altre condizioni, dalla più forte alla più debole, senza farci prendere dall'atto terribile dello scagliarci contro altre condizioni. Detto questo, Rollercoaster si dissocia da questa attività, che sia stata fatta dagli italiani o dai portoghesi o dai brasiliani o dai francesi, ci dispiace solo che sia avvenuta. Detto questo, facciamo le domande, Simone. Le domande sono: prima cosa, se io ti chiedessi adesso, e voglio una risposta secca, sì, non una frase, non un discorso lungo, se io ti dicessi solo di chi è la colpa, cosa rispondi? Tu che eri lì, a sensazione, a feeling. Io devo per forza risponderti con una frase, perché devo per forza usare l'intelligenza, e secondo me la colpa è di chi non ha preparato un ragazzo di 22 anni come Torito alla pressione che puoi respirare in un contesto del genere, ok? Concordo. Nel senso che è troppo facile dare la colpa a lui, è troppo facile dare la colpa ai brasiliani, è troppo facile dare la colpa all'organizzazione. Perché cosa dovevano fare gli organizzatori? Gli organizzatori hanno una sola possibilità. Quando che infatti comunque un po' colpa degli organizzatori è, attenzione, sicuramente... Io sono abbastanza d'accordo su questo. Un po' colpa degli organizzatori è, perché... Che cosa succede? Succede che vedi che gli animi si stanno scaldando, fai giocare a porte chiuse. Soluzione facilissima, che puoi prendere in un secondo, perché non c'è uno stadio da svuotare. Ci sono neanche 100 persone. Basta spostare dei ragazzi o spostare le persone. Neanche 100 persone, ci sono anche delle quinte, ok? Quindi sicuramente qui. Però, per come la vedo io, mentre un giocatore di calcio... Un calciatore, un piccolo calciatore, no? Quando ha 10 anni va a giocare al campo
del proprio quartiere. E che cosa gli succede? Gli succede che i genitori della squadra avversaria cominciano a insultarlo. Perché, ragazzi, ok che vogliamo tutti una società più bella, ok che siamo tutti contro questo tipo di cose, ok che ci speriamo tutti nel mondo migliore, quello che vi pare, ragazzi, ma il mondo è questo, ok? Il mondo è questo. Quindi se a 10 anni cominci a subire degli insulti, quando ne avrai 16, 18, 20, sarai abituato, Gigi. Giusto? In un modo o nell'altro ti avranno preparato. Nell'eSport non succede. Io non l'avevo mai visto succedere. Come fa Ettorito a resistere alla pressione? Deve andare lì preparato. Qualcuno l'ha preparato, qualcuno si è preparato, si è preoccupato di come un ragazzo del genere gestisse la tensione di un evento simile? No, bisognava chiaramente spiegarlo, bisognava cercare di non fomentarlo, bisognava cercare di non creare altra tensione, di disinnescare tra virgolette quella bomba. Io credo. Ma anche che, perché poi cioè, ragazzi, Simo, bisogna assolutamente perderla così. Si perde due volte, si perde perché ci si perde la dignità di essere quello che poi viene raccontato sulla bocca di tutti come esatto, l'esecutore del gesto esatto. Poi si perde l'attenzione e la concentrazione che in quel momento deve essere massima. Una volta mi insegnò un grande psicologo quando io andavo in scena e soffrivo di attacchi di panico da ragazzo, mi disse una cosa importante, mi disse quando vai in scena e vai e devi recitare uno spettacolo, tu hai uno, immaginati un ventaglio che è la tua capacità mentale totale, ok? Chi l'ha di più, chi lo ha di meno. Questo ventaglio, quando tu devi ricordare a memoria un pezzo, devi cercare di muoverti come ti hanno insegnato, devi cercare di parlare il meglio possibile e hai bisogno anche di saperti respirare senza andare, cioè di saper respirare senza andare totalmente in apnea, occupa tutto il tuo spazio mentale. Certo. Nello stesso momento in cui vai in panico, ti riempi di tensione. Questo esempio me lo rivendo 100% del ventaglio, è proprio come l'hai fatto tu, me lo studio, clippatelo, regà, perché mi serve. Nello stesso momento in cui tu a quel punto aggiungi a questa fetta metà, due terzi o un terzo di attacco di panico, di paura e di tensione, mangi la tua capacità di essere ottimale nell'azione che stai facendo. È ovvio che per quanto il tuo rito potrà aver trasformato quella negatività in energia positiva, in forza, non poteva far finta di non sentire quello che gli arrivava addosso. E qui io mi chiedo perché. Perché è vero che nell'eSport non è mai accaduto. Intanto stiamo parlando di un eSport molto particolare. Perché banalmente, faccio un esempio, e capitolo sia giovani che meno giovani, è un esempio sulla guerra, ma lo diciamo in un modo parafrasato, molto romanzato. Se io trovo a vedere uno spettacolo di eSport, di CSGO o di COD, non mi capiterà che le persone che entrano in sala abbiano assistito alla guerra davvero. E quindi abbiano sentito il clima che c'era nella guerra. Se vado a vedere una partita di Fortnite, può esserci in sala qualche ragazzo che ha lavorato nella muratura delle case, quindi sa come vanno costruiti i pezzi, ma non conoscerà i lama e i fucili allo stesso tempo, ok? Quindi nessuno conoscerà quella situazione lì. È un mondo molto fantasioso. Sì. Quando vado a vedere un eSport di calcio o comunque sportivo, avrò pubblico che in un modo o in un altro è pubblico parallelo e perpendicolare ad uno sport molto già molto vivo. Interessante questa cosa che hai detto. Molto, molto. Ora, la cosa che mi spaventa è com'è possibile che l'organizzazione mondiale di PES a Londra non si aspettasse il rischio di creazione hooligan, passatelo come termine, cercate di comprendere, non sto attaccando né rimangando nella storia della violenza calcistica, ma una situazione così complicata, come hanno potuto pensare che non potesse accadere? E nessuno, nel momento in cui si sono scatenati, le immagini che ci hai mandato a Londra erano abbastanza forti, nonostante tu le abbia stracensurate e magari fossero i momenti dopo. Ora, com'è possibile che una situazione lì, cioè che la situazione dell'organizzazione si sia fatta trovare impreparata? Perché quando tu mi dici e Torito fa quel gesto, loro rispondono, si offendono, si urla, si sbraita, hanno preferito lasciare andare come andava la marea senza intervenire, vuol dire che si è impreparati. Assolutamente. Come impreparata questo era, non c'è aspetta, dubbio. Aspetta, chiudo Simo, aspetta un secondo, come impreparata era la società che ha portato lì Ettorito senza dargli un sostegno. Quindi il concorso di colpa di cui parlava anche Diogemo prima in chat credo che sia proprio lì in mezzo, ed è quella parte dell'eSport che normalmente noi riteniamo inesistente o non ci facciamo caso, ma che è l'eSport, è l'anello che sta intorno ai pro player, ragazzi. No, ma guarda, concordo assolutamente su tutto e sicuramente un problema dell'organizzazione
c'è stato, non c'è dubbio. Ma tra l'altro il torneo, se vogliamo, ragazzi, adesso io lo dico perché non, è che non l'abbiamo detto prima, era organizzato veramente male, perché non è successo solo questo. Questo è il punto più sbagliato, se vuoi, ma è successa una cosa nelle semifinali del 3 contro 3 che, se te la racconto, cioè tu non ci credi, cioè vanno ai rigori, si accorgono solo in quel momento che nei rigori devono far vedere nello schermo che i giocatori hanno dietro il mirino del giocatore che deve tirare, e non sanno cosa fare, cioè dicono: e adesso? Venom gli dice: beh, per esempio potreste spegnere lo schermo, continuare a mandare in streaming ma spegnere lo schermo, no, non si può fare. Allora potreste per esempio cambiare la visuale e metterla solo sul portiere, ogni volta prima sul portiere di una squadra e poi sull'altra. Passa mezz'ora che questi della regia cercano di risolvere questo problema, il server si scollega e devono rifare la partita, e la squadra che era riuscita a pareggiare perde. Quindi evidentemente nell'organizzazione del torneo qualcosa è andato storto, non c'è dubbio. Però... una chicane di cose andate storte, ma ti dico una cosa, Simone, so che mi aiuterai. 16:45, l'argomento è torito, lo lasciamo a voi, forza, così è andato, sì. Così è. Rollercaster non dà mai, non sancisce mai decisioni su quello che accade, vi riportiamo solo delle idee, vi buttiamo lì anche le nostre punti di vista, non sono la verità, potete avere la vostra, scrivetecelo qua o riditecelo nella prossima puntata o sui nostri social, quelli di SL, quello mio, quello di Simone, dove volete, ne parleremo ancora più avanti, ma dobbiamo entrare nel mondo dei soldi, perché dopo le offese ci stanno sempre i soldi, ma dopo le offese nascono da quelli, è una roba terribile. Ci dicono, ci raccontano delle references che potete trovare su online in varie posizioni, che i conteggi dei soldi spesi dalle varie generazioni nei videogiochi vede vittorioso di brutto incredibilmente i millennials, cioè i giovani nati tra l'anno 1981, ovvero un anno più di me, anno, perché sono nato nell'82, e i giocatori del 96 sono le persone che spendono di più in assoluto, Simone, nel mondo dei videogiochi. Già, allora, già. Vai, continua. Che mi dici? No, che mi dici? No, è curioso perché no, io ho 41 anni, tu ne hai 36. 37. Esatto. Quindi, da fare. Quindi sei giovanissimo. E, ci riferiamo sempre a millennials. Quando io sento parlare ai miei coetanei dei millennials, dicono, millennials, è come i ragazzini di 14 anni, secondo loro sono millennials, no? Non è così. I millennials, come hai detto giustamente tu, sono la generazione nata a cavallo degli anni 2000, quindi pensa addirittura quelli che sono nati dagli 85, se non sbaglio. Poco prima, ok. Quindi c'è il 25enne di oggi, un millennials, ok? Ma quello, il 14enne, no. No. E la cosa interessante di questa notizia è che il millennials spende di più di quello che invece è arrivato dopo, del ragazzino, ok? Allora, ci sono due ragionamenti su questa notizia da fare. Uno è molto interessante, riguarda il marketing, e sebbene che io sono, insomma, mi piace molto il marketing, è il mio lavoro. Il mio lavoro, e quindi... Allora, questa gente qui è gente che è cresciuta con i videogiochi, proprio mentre i videogiochi erano fortissimi, non vuole abbandonarli, quindi continua a giocare, non vuole neanche abbandonare il fatto di vedere videogiochi in TV, quindi su YouTube in verità, non in TV, su YouTube o Twitch, e quindi le grandi marche che vogliono raggiungere il loro potere d'acquisto, perché adesso questa gente qui avrà un lavoro e potrà comprarsi una macchina, per esempio, devono sempre di più ragionare con i loro gusti, cioè col fatto che questa gente sono dei gamer, e vediamo infatti all'estero, perché noi prima che ci arriviamo ci mancherà tempo, sempre più pubblicità, magari ecco anche di automobili, che si legano alla passione dei videogiochi, no? E questa è la prima riflessione, poi lascio a te continuarla. La seconda... Scusami. Interrompo sulla prima perché giustamente intanto ragazzi stavano dicendo che le generazioni, la generazione dei millennials, che tutti noi, ma anch'io a volte sbaglio, pensiamo arrivi fino ai 2000 e passa, in realtà no, si ferma dalle persone che oggi hanno tra i 38 anni e i 23, ok, più o meno orientativamente. Esatto, 28-23. Quelli dopo sono due generazioni nuove, cioè la generazione X e la generazione Z, ragazzi miei. La cosa pazzesca, e questo sia chiaro più o meno a tutti, è che
dicendo, riportando questa notizia, vi stiamo facendo capire il carico monetario che entra nel mondo esport. Se oggi un millennials spende tra i 120 e i 180 dollari al mese di media, ok, di media, parafrasiamola così, vuol dire che oggi una persona che ha tra i 38 e i 23 anni si pensa più o meno abbia anche un sostentamento proprio, giusto Simone? Più o meno abbia un lavoro. Sarebbe bello, quindi, che l'avesse, certo. Esatto. Pazzesco è che le generazioni X e Z, amici miei, parliamo dei ragazzi che hanno meno di 23 anni, spendono tra i 90 e i 60 dollari mensili. Quelli tendenzialmente sono persone che pesano sulle generazioni precedenti, spesso alcuni di loro già pesano per esempio ancora sulla generazione millennial, perché i ragazzi che hanno oggi 12 anni è possibile che siano figli di un 38enne o di un 36enne. Okay? Certo. Questo vuol dire che il circolo di soldi che sta entrando nel mondo esport è in incredibile crescita, perché tra 10 anni, quando Rollercaster si chiamerà Rollercaster 29, no, Rollercaster cosa fanno i vecchi che guardano i facciamo lavori? Rollercaster seat, facciamo le sedie a rotelle sui Rollercaster. Rollercaster watching the works sarebbe, esatto. Che guardiamo i lavori. Però la cosa pazzesca è questa, cioè che vuol dire che è un mondo in crescita fuori di testa, molto di più di quello che ci pensiamo noi e molto di più del fatto che molte persone ancora oggi per strada ti dicono sì, però i videogames comunque sono per ragazzini, cioè a un certo punto li molli. No ragazzi, non li molli, è un piacere che abbiamo costantemente. No, ma mi piace assolutamente dove è andato a finire il discorso e la tua riflessione. Adesso appunto ti lancio l'altra, perché l'altra, yeah, qual è che i millennials è gente che è nata col videogaming su console, col videogaming a pagamento. È per questo che è abituata a spendere soldi, perché sai, tu prendi, c'è un gioco, sei sicuro al 100% che quando esce devi spendere quei 60, 50, 70 euro perché lo vuoi all'uscita, te lo giochi, poi passi al prossimo, comunque ti compri il gioco online che aveva un costo, eccetera. Perché la generazione dopo non spende gli stessi soldi? Potrebbe anche darsi perché è una generazione che gioca prevalentemente gratis sui giochi dell'iPad, perché quelli non costano e il papà glieli scarica gratis e glieli tira e gli dice gioca figlio mio che non voglio spendere soldi, mentre il papà ne spende 150 o 120 bravissimo, dollari. Bravissimo. come facciamo noi peraltro, cioè, perché buttiamo giù la maschera, allora fammi pensare cosa ho comprato ultimamente. No, ve la butto lì, perché poi a un certo punto rollo le cazzo, stiamo a parlare fra di noi. Ho comprato l'ultimo non ho ancora aperto, non so se l'hanno liberato, su Magic Arena l'uscita delle nuove carte dell'espansione, quindi preordine dell'espansione di Magic ho comprato ovviamente, e sono anche lì qualche soldo ce l'abbiamo dato, a vedere poi i conti, non parliamo di soldi veri e propri, però di quello. Poi ho comprato sicuramente un gioco ultimo che ho preso, avrò preso un gioco per Switch sicuro, l'ho comprato per quest'estate, non mi ricordo cosa, ma l'ho comprato l'altro giorno, anche lì una cifra ce l'abbiamo messa. Poi un altro paio di acquisti, magari di sciocchezza online per qualcosa, negli ultimi mesi l'ho fatta, io comunque le mie 100, 150, 200 euro, per parlare di una cifra così, magari ce le hai messe, no? Poi è ovvio che ti viene da pensare che un figlio che ti chiede un gioco ogni ora, ogni due giorni, ogni giorno e mezzo, non lo puoi accontentare. Però poi pensi che tu stesso stai già spendendo dei soldi per la meccanica, meravigliosa macchina dell'esport e del videogames. Ecco, ragazzi, questo succederà probabilmente andando avanti. Quando diventeremo nonni, penso ai miei nonni dove buttavano i soldi, Simo. Penso che i miei nonni, magari a un certo punto io sarò nonno e darò i soldi al mio nipotino per comprare le skin di Fortnite 2050, mentre mio figlio starà comprandosi la console nuova perché con gli amici gioca al Mega Quiz fighissimo a casa, o al nuovo gioco in realtà virtuale dove tu impersonifichi Ronaldo. Cioè, ok, questo sarà probabilmente l'idea del futuro, a meno che ovviamente non saremo tutti stati spazzati devastati via da un'atomica, da riscaldamento, esatto, globale. È vero, però è tutto questo vero. È. No, ma ripeto, su questa notizia secondo me appunto c'erano da fare queste due considerazioni, poi ce ne sarebbero tante altre, di sicuro quello che... Ma andiamo comunque purtroppo avanti, rolleriamo uno dietro l'altro, perché vi ricordo che tra poco con noi ci sarà Turna, Marco Castiglioni verrà qua. Allora, vi dico subito una cosa rapida, saltiamo una news che vi abbiamo dato all'inizio e la riprendiamo la prossima settimana, esatto, perché sarà lunga e molto interessante ed è quella che abbina gli handicap agli esport. Non ne parliamo ora per rispetto alla news stessa, una news che, esatto, ci piace molto. Ci serve spazio. Esatto, sarebbe molto brutta farla in 5 minuti e la vogliamo approfondire la prossima settimana, tanto diciamo che quella è sicuramente una news che non passa di moda. Ti direi, Simo, invece molto importante, l'International 2019 di Dota, bello, perché si parla di un premi di 25 milioni
di dollari e mi sembra legato fortemente all'argomento precedente. Allora, la community di Dota 2 è veramente, insieme alla community di CSGO, secondo me, l'unica community che può dire di avercela fatta, cioè dalle cantine agli stadi, dai tornei con la coppa di latta al The International, che quest'anno, con grandissimo anticipo sulla data di chiusura, perché non so, sai come funziona il prize pool dell'International, immagino di sì, beh, sei Davdas, lo sai sicuramente, voi lo sapete, ve lo spiego io, è praticamente un crowdfunding, diciamo, che viene quando si compra tutto quello che viene speso in game su determinati oggetti, va in parte a finanziare questo prize pool, che, per inciso, Simo, per inciso, quando vi abbiamo raccontato che ci sono stati, lo sentirete anche dopo da Marco, che era presente all'evento di Las Vegas di 2 settimane fa a di Hearthstone, è stata fatta la stessa cosa, cioè in game è stato messo un pacchetto particolare che ha fatto schizzare il montepremi dell'evento totale da $250,000 a più di $500,000. Insomma, che cosa succede con questo montepremi? Succede che adesso, con più di un mese, se non sbaglio, quasi un mese, una cosa del genere, di anticipo sulla chiusura di questo montepremi, la community di Dota 2 ha superato il precedente prize pool, che era già un record totale negli eSport, quello dell'International 2018, arrivando a 25.532.177 dollari, ok? Allora, qual è la cosa che fa più ridere e che è da valutare? Riusciranno in questo mese a superare il prize pool che Epic Games, dall'alto dei miliardi che fa con Fortnite, proprio ad occhi chiusi così, ha messo nella Coppa del Mondo di Fortnite, che è attualmente il prize pool più forte, più grande della storia dell'eSport? Perché è successo questo: l'International è sempre stato il torneo eSport con il prize pool più alto, ok? In assoluto, in assoluto, fino a quest'anno, fino all'annuncio di Fortnite, fino all'annuncio dei 30 milioni della World Cup di Fortnite, che sono una cifra che, capito, tutti dicevano, vabbè, caspita, 30 milioni, hanno vinto, ha vinto Fortnite. Ha chiuso tutto proprio. Nel senso, non... E adesso l'International potrebbe riprendersi comunque il trono, perché piano piano sta arrivando, chissà, ad arrivare ai 30 milioni. Ce la faranno, Luigi? Apriamo la porta che in realtà spalanca la discussione, perché la risposta se ce la faranno o no, nessuno può dire quale sia la verità, nel senso, potremmo dire di sì, potremmo dire no. Se decidono i capoccia di Valve di vendere tutte le auto che hanno comprato, probabilmente li raddoppi, doppiano. In realtà sì. Però se quelli di Fortnite decidono di mettere poi, cioè, capito, può succedere una guerra senza senso. In realtà la domanda vera e propria è come sia possibile, e questo davvero proviamo insieme a ragionarci su, come sia possibile che un gioco che è di incredibile attualità oggi, che è di incredibile presenza ovunque, abbiamo parlato dei palazzetti dell'NBA, abbiamo parlato dei campi dell'NFL, abbiamo parlato oggi stesso dei brand cinematografici che sono dentro al mondo dei videogiochi e sono partiti proprio ultimamente la Marvel con Fortnite. Fortnite è un brand che oggi è ovunque, è sulle lattine che beviamo, è sulle magliette che indossiamo. Sono molto contento che tu l'abbia chiamato brand, ok? Perché brand. Perché Fortnite non è un eSport, perché Fortnite non è più un videogioco, era un videogioco, adesso è un brand. E Fortnite tutte le volte che sento tanti sedicenti esperti che parlano di Fortnite su Twitter, qui e lì, e appunto lo chiamano con il fenomeno dei videogiochi. Ormai, cioè, non è che le cose che succedono a Fortnite succedono perché abbia scavallato. No, è talmente tanto famoso che i ragazzini, chiaramente, che ci hanno giocato se lo ricorderanno per sempre. E quindi è come Topolino. Cioè, non, niente più, niente. Ragazzi, oggi Fortnite è equiparabile, mi dispiace dirlo e sembra una parola forte, ma è equiparabile ad Apple, è equiparabile a Amazon, è equiparabile a Coca-Cola. Oddio, un po' forte come concetto, dici Apple? No, stesso... fammelo spiegare. Scusa. La motivazione per cui è questo è perché è un brand presente nell'attualità quotidiana. Non parliamo di economia, non sto parlando di cifre mosse, non sto parlando di sistema lavorativo che si muove. Sto parlando della presenza, cioè è più forte, faccio un esempio, di Jeep, ok?
Jeep è lo sponsor sulle maglie della Juventus ed è uno sponsor enorme in America. Beh, wow. È uno degli sponsor più importanti in assoluto. Non si parla di qualità economica, ok? Si parla di movimento visivo in prospettiva futura. Cioè, Fortnite oggi è equiparabile a Jeep a livello di peso, ok? Perché è sulle bocche di tutti i ragazzini. Eppure, se a un ragazzino vai e gli dici sai cos'è Jeep, se non ha visto giocare la Juventus e non si ricorda la foto di Ronaldo, di Jeep non sa nemmeno che cosa sia, perché non è che gli puoi dire c'è la Compass, c'è la... c'è la tizia, cioè, capito? No, loro sono bloccati sul fatto che Jeep, non lo so cos'è Jeep, sarà una roba di macchine, appunto. Fortnite ti sanno dire vita, morte e miracoli. Certo, ecco, questo perché? Perché il parallelo con Dota è seriamente a rischio, follia mentale. Cioè, a me mi si brucia il cervello quando penso che Dota riesca a mettere 25 milioni di dollari in montepremio, che è un gioco vecchio, un gioco che in Italia non ha mercato. In Italia zero, come se non esistesse. Ragazzi, ma in tante parti del mondo è un gioco abbandonato. Ora, non mi sto a fare conto di quali paesi, ma in tanti paesi non è seguito. No, sicuramente sì, però rimane sempre il gioco più giocato su Steam. Quindi, bravissimo. E Steam è la piattaforma per il gaming su PC che è la più utilizzata al mondo, la più grande del mondo, quindi fondamentalmente i suoi numeri ce l'ha, non è che non ce l'ha, con un unico problema che sia Steam, vecchio, non c'è dubbio. Su Steam mancano i titoli più giocati davvero, cioè Fortnite, cioè Fortnite, cioè Hearthstone, non più giocati più di Dota, sto dicendo i titoli tanto giocati, cioè Hearthstone, League of Legends, cioè mancano dei titoli incredibili. Certo, okay? Hai perfettamente ragione. Mi fa impazzire che appunto i due giochi riescano a contendersi con, cioè, quello che, se oggi si deve parlare di Dota nel mondo, se andate a scrivere Dota oggi, la maggior parte degli articoli che escono di Dota sono o dei risultati eSport che le persone spesso skippano perché non ne sono interessate, certo, la verità, o sono il discorso auto chess, certo, o sono appunto quello che, infatti, Dota fa parlare di sé con questo montepremi, perché se tu pensi a tutti gli articoli che scrivono in tutto il mondo, no? Qual è il pro gamer che ha guadagnato di più? Chiaramente è un pro gamer di Dota, visto e considerato che l'International ha questo montepremi. Qual è il torneo con più alto montepremi? Quello di Dota. Io ho letto un articolo italiano poco tempo fa che effettivamente, insomma, mi faceva un po' arrabbiare, che parlava degli eSport e praticamente parlava solo di Dota, non sapendo giustamente perché l'International ha questo montepremi e perché non bisognerebbe parlare solo di Dota, no? Però quando si parla di soldi, ovviamente Dota è il numero uno e fino a quest'anno, perché quest'anno Fortnite, qualche giocatore di Fortnite, vedrai, entrerà su eSport Earnings nella classifica e supererà i giocatori di Dota, perché, ripeto, quel montepremi comunque guarda tutti dall'alto verso il basso, perché, tornando alla domanda che ti ho fatto io a te, a questo punto rispondo io: secondo me non ce la faranno. La community di Dota 2 comunque non riuscirà ad arrivare ai 30 milioni a cui in teoria dovrebbe arrivare per superare la Coppa del Mondo di Fortnite. Quindi, per tutto quello che abbiamo detto precedentemente, parlando proprio di brand, Simo, si parla di brand cinematografici Marvel che si unisce a Team Liquid. Notizia che non andremo a sviscerare, no, infatti, nel profondo. Non c'è molto da dire. Ci passeremo rapidamente, però vedete com'è incredibile: il mondo del cinema si accosta sempre di più al mondo dei videogiochi e dell'eSport. L'ha fatto con Fortnite, lo sta facendo con il Team Liquid, un supporto incredibile, dei costumi irrivedibili, e quello, andate a vederli voi, veramente irrivedibili, soprattutto perché di solito la maggior parte dei giocatori eSport, per quanto debbano allenare corpo e mente, non sono proprio Thor. Ma detto questo, salteremo oltre, perché è importante, prima di chiamare il nostro ospite, aprire con una discussione che poi approfondiremo con lui. Charlotte Hornets entrano nel mondo del franchising di NBA 2K League. NBA 2K League ha un franchising come quello di Overwatch, fate conto, dove si ripercorre esattamente il percorso dell'NBA vero e proprio, un franchising dove delle squadre mettono dei soldi per partecipare, entrano al loro interno, hanno un presidente, non soffrono di retrocessioni o di scalate della classifica che li porteranno a chissà quale torneo successivo, ma giocano una lega chiusa ad accessi esterni, a meno che non si paghi una fee d'ingresso fino a un numero limite, restano dentro a questa e giocano loro stessi una regular season, dei playoff, e vedono poi chi è il vincitore. L'anno dopo tutto è di nuovo in ballo, si riparte da zero ma con le stesse squadre iscritte. Michael Jordan decide di portare i suoi... Michael Jordan è uno bravino, non so se avete mai visto qualcosa nel debutto. Solo bravino, però. Non di più.
tipo il più grande giocatore mai esistito nell'NBA, nella National Basketball Association, ovvero il più grande campionato di basket al mondo riconosciuto da tutti. Lui diventa presidente degli Charlotte Hornets, un anno osserva da fuori la 2K NBA League e poi entra in NBA 2K League, perché è un campionato che, nonostante gli alti e bassi subiti l'anno scorso, è cresciuto, sta crescendo e crescerà agli occhi di tutti. Franchising, la scorsa puntata con Francesco Deugiamo Lombardo abbiamo detto: sono una cosa buona per l'eSport? Non lo sono, non lo so. Sì, ma io direi che è una risposta che ci mettiamo da parte. Chiama Turna, perché qualcosa di simile più o meno è successo in Hearthstone e vorrei sapere lui, che è un campione, come vive questa condizione. Dammi un attimo perché devo insomma fare le mie cose. Ti dico cosa è successo in Hearthstone intanto. Intanto, se vuoi, puoi assolutamente comunque parlare della notizia del torneo. Io nell'NBA A2K League non credo. Ho visto i numeri di viewership, sono ridicoli e comunque tendenzialmente, se lo chiedi a me, io non credo negli eSport che simulano gli sport. Credo che chi vuol vedere quel tipo di spettacolo vede lo sport reale, non vede lo sport digitale. È chiaro che come opportunità di business è interessante, perché i giovani, come abbiamo detto, giovani videogiochi, mentre magari non guardano gli sport, e i brand vogliono raggiungere questi giovani, quindi ci sta, ci credo, è ok. Però boh, comunque ripeto, a me non sembra che abbia grande impatto. Però il torneo c'ha $1 milioni di montepremi, cioè non è proprio, insomma, briscoletti. No, non sono bruscolini, assolutamente non sono bruscolini. Allora, il discorso è interessante, questo lo chiedo anche alla chat. Provo a chiamare il buon turno. Sì, questo è interessante perché tutte sono simulazioni, la simulazione di guerra, la simulazione di sport, però è vero che gli eSport, che sono più distanti dalla nostra attuale realtà, hanno un'appetibilità diversa dagli eSport che nascono dagli sport. Perché? Perché in un modo o in un altro l'eSport che nasce dallo sport, come la NBA, come il calcio, come i... aspettate che devo dare un'informazione anche a chi ci segue da casa e mi scrive su WhatsApp su che cosa siano i franchising o altro, ve lo rispiego anche rapidamente. Ora, d'accordissimo con Simone, questo è interessante, questo è interessante. Sì, credo anch'io che sia in un certo senso vero quello che dice, quello che dice Simone. Scusate Luigi, perché veramente io mi sono appassionato agli eSport, vabbè, per la mia strada, Quake e StarCraft, quindi insomma sono cose proprio che di certo non possono succedere nella vita vera, ok? Gente che si spacca in mille pezzi con il rocket o basi spaziali di Protoss che distruggono gli Zerg e così via. E ho visto nella mia vita tantissime partite eSport, di eSport motociclistici, eSport automobilistici e ovviamente eSport calcistici. Il ritmo che si viene a creare, soprattutto in quelli calcistici, sono proprio... non vanno bene, non funziona, non è quello che la gente vuole. Ecco, gli unici eSport che simulano uno sport reale, che possono funzionare, sono quelli di simulazione sportive. Perché quelli, secondo me, però questo è un altro argomento, ora stiamo parlando di franchise, quelli effettivamente possono essere uno spettacolo simile a quello che si aspetta il fan intendi per esempio, faccio un esempio, la Formula 1 giocata su lamp veri, su veri momenti, cioè sul numero di giri esatto, su massimo della distruzione dell'auto e della corrosione delle gomme esatta e via dicendo. Esatto, sì, cioè fondamentalmente, ripeto, da quel punto di vista anche comunque la grafica che